Sono giunti ieri sera a Brindisi, a bordo della nave San Giorgio, 212 naufraghi del traghetto Norman Atlantic investito dalle fiamme 3 giorni fa mentre viaggiava al largo delle coste albanesi. Fra loro non sono stati individuati i clandestini, i naufraghi saranno presto ascoltati dagli investigatori. Intanto la scorsa notte è stato interrogato a Bari da magistrato e ufficiali della Capitaneria di Porto del capoluogo pugliese il comandante della Norman Atlantic Argilio Giacomazzi, che è accusato di naufragio e lesioni colposi e di omicidio colposo plurimo. Il bilancio del naufragio è di 11 vittime, fra cui 3 camionisti napoletani, ma altri cadaveri, secondo il procuratore di Bari Giuseppe Volpe, potrebbero essere ancora sulla nave. Il traghetto è stato posto sotto sequestro. Questa mattina è stato agganciato dai rimorchiatori per mezzo di uno speciale cavo da traino, ma le operazioni di rimorchio sono ostacolate dal mare in tempesta.